35 scomodo e difficile. Don Giuseppe inviato speciale. Don Giuseppe Gervasini è il prede Ratanà, a cura di Luciana Petruccelli. L. Oggi c'è stata di nuovo una discussione su un argomento che hai già spiegato più volte, a proposito del karma e del destino. Don Giuseppe. Oh, ancora. L. Hai ragione a dire ancora. Forse ai tuoi tempi la parola karma neppure si usava. Don Giuseppe. In effetti io non la dicevo. L. E nemmeno io la conoscevo e la dicevo. Io ho sempre pensato che ci fosse il destino e basta. Adesso vengo a sapere che sono due cose diverse. Il karma è quello che ognuno sceglie prima di reincarnarsi, perché sa di dover fare una certa vita con determinate esperienze, mentre il destino fa pensare a un'imposizione, a qualcosa di ineluttabile che dobbiamo accettare e che non dipende dalla nostra volontà. Allora, se c'è il karma, il destino non esiste? Don Giuseppe, certo. L. Allora la parola destino la cancelliamo dal dizionario? E anche fato? Non ha alcun significato? Don Giuseppe. Certamente. Le parole destino e fato le ha create l'uomo, ma il discorso è semplice. Per chi crede nel karma e nello spirito, queste parole non hanno significato, ma ne hanno certamente per chi non ha mai approfondito le ragioni e le origini della vita. È chiaro che chi non è interessato a chiedersi almeno una volta perché vive, parla di destino e di fato. Queste sono parole create per poter dare l'idea di quello che succede nella vita. L'uomo ha sempre bisogno, in fondo, di togliersi le colpe e quindi, per chi non crede nello spirito, sarebbe molto scomodo e difficile dire «Questa disgrazia l'ho voluta io». Questo grosso dispiacere l'ho scelto io. Questo guaio me lo sono creato io. È chiaro che l'uomo preferisce sempre addossare le sue disgrazie al destino, al fato, a qualcun altro non ben identificato, ma comunque al di fuori della sua volontà. Questo serve per sopportare meglio le avversità. Se per esempio un padre perde un figlio in un incidente, grida disperatamente che il destino è stato amaro, cattivo, ingiusto, questo serve per sgravare da lui un poco di dolore, di disperazione, di responsabilità. Serve per piangere un poco meno. Ma se quest'uomo potesse approfondire questo discorso e pensare che il figlio non è morto per caso, ma che era nel karma di tutti e due di dover vivere quell'esperienza, certamente questo padre ne rimarrebbe colpito profondamente e sarebbe costretto a riflettere sulle sue origini spirituali. Sarebbe costretto ad ammettere l'esistenza di un disegno a cui non aveva mai pensato. La parola karma è poco conosciuta e ancor meno capita. Nota. Don Giuseppe inviato speciale. Don Giuseppe inviato speciale è pubblicato da I Libri del Casato, che pubblica la storica rivista Il Giornale dei Misteri.